Pace e bene a tutti. Quest'oggi commenteremo una lettera scritta da Padre Pio a Padre Benedetto il 21 aprile 1915 da Pietrelcina, pagina 569 del primo epistolario. 21 aprile 1915. Siamo a un mese dal 24 di maggio, l'inizio della guerra mondiale. Padre Benedetto, pochi giorni prima, il 17 aprile, aveva scritto una lettera a Padre Pio, dicendogli questo: rispondi sollecitamente a queste domande. Che ha disposto di me il Signore nel presente capitolo? Che cosa bisogna fare di urgente nella provincia per meritarci la misericordia di Dio? Qual è la ragione che il Signore ti ha manifestata per cui non ritorni in convento? Succederà questa temuta guerra? Ecco, andiamo a pagina 569 del primo volume dell'Epistolario, 21 aprile 1915, e cerchiamo di leggere insieme le risposte di Padre Pio. Mio carissimo Padre, le fiamme del divino amore consumino in voi tutto ciò che non piace agli occhi del divino sposo. Gesù vi faccia santo e così sia. Ecco, già questo saluto è importante perché Padre Pio ci riporta sempre nel clima di una visione molto spirituale dell'esistenza, ma soprattutto di questo trionfo del soprannaturale sulle vicende umane. Le cose che dirà sono molto concrete, ma c'è sempre questa idea che è Gesù che guida l'uomo, è Gesù che brucia, è Gesù che conquista l'umanità. Stamane è venuto Gesù. E avendogli chiesto che cosa dovevo rispondere alle vostre interrogazioni, mi ha detto: al Padre tuo è accordato, in compenso delle sue fatiche sostenute per la mia gloria, il gaudio dello Spirito. Diversi provvedimenti si sono presi per far rifiorire nella provincia lo spirito del Fondatore. I frutti sono ancora pochi. Si insiste e si invigile ancora che i provvedimenti presi non siano troppo presti messi in dimenticanza. Ecco, Padre Agostini, Padre Benedetto era ministro provinciale, sappiamo che era succeduto a Padre Pio da Benevento, che era morto improvvisamente. E ha veramente con tutto il cuore cercato di portare un rinnovamento nella vita spirituale della provincia. E come vedete, il Signore riconosce tutto questo, ma chiede che si sia costanti, che si continui in tutto questo. E poi arriviamo al tema della guerra. Qui Gesù si è fermato per un po' e poco dopo ha ripreso: l'Italia, figlio mio, non ha voluto ascoltare la voce di amore. Sappi intanto che da tempo io tengo sospeso il braccio del mio genitore, che vuole scagliare su questa figliola adultera i suoi fulmini. Si sperava che le sventure altrui l'avessero fatta rientrare in sé, l'avessero fatta intonare in miserere a suo tempo. Non ha saputo apprezzare neppure quest'ultimo tratto del mio amore ed è per questo che il suo peccato è divenuto più abominevole dinanzi a me. A lei pure è serbata certamente quella sorte toccata alle sue consorelle. Voi sapete che l'Italia, già nel 19, cioè l'Europa già nel 1914 era stata segnata dalla guerra dopo l'attentato di Sarajevo. L'Italia ancora non andava in guerra, ma le parole di Gesù sono chiare, sono una grande profezia
di quella che sarà la sventura che colpirà l'Italia di lì a un mese. Ecco, come intendere queste parole di Gesù? Innanzitutto c'è questa idea di questo braccio del suo genitore proteso verso gli uomini, come se Dio volesse scagliare la guerra come punizione dell'umanità. C'è un po' questo linguaggio nella storia biblica, ma anche nella storia cristiana, un linguaggio che porta a vedere frequentemente le guerre come frutto di una punizione di Dio. Certamente Dio non è la causa immediata di una guerra, sono gli uomini. Dio non è così perfido che manda le guerre. Ma è anche vero che il cuore degli uomini viene indirizzato al bene attraverso la penitenza, attraverso la preghiera. E quindi se gli uomini indirizzano il loro cuore verso azioni malvagie, verso la discordia, soprattutto verso tutti quei peccati che contribuiscono a portare in avanti il regno di Satana, ecco che possiamo immaginare che Dio lasci libero Satana di agire per portare questa discordia che gli uomini chiedono. Ecco, tante volte io rifletto proprio su questo, fino a che punto il male che facciamo noi è frutto del nostro peccato, non tanto di una punizione di Dio, quanto di un'azione del demonio, di fronte al quale ci troviamo inermi, incapaci di difenderci, proprio perché con nostro peccato abbiamo asservito il suo modo di pensare. Padre Pio continua nella sua lettera: Padre, non vi sdegnate con me se lascio io forse insoddisfatto qualche vostra interrogazione. Io non conosco e non so altro, ma non dubitate, se piacerà a Gesù dirmi qualche cosa a riguardo, vi prometto di riferirvela subito, ben conoscendo che l'obbligo di dar risposta alle vostre domande mi perdura sempre. Il provinciale aveva chiesto se Padre Pio per qual motivo non dovesse tornare in convento e direttamente se sarebbe arrivata la guerra. Direttamente Padre Pio non risponde, ma insomma, quando dice all'Italia è serbata la sorte, toccate le sue consorelle, dice che purtroppo si prevede il momento della guerra. Dopodiché Padre Pio continua con la sua riflessione. Sentite poi una cosa più strana. Pure quando sono con Gesù mi viene di domandare a Gesù delle cose per le quali non ebbi mai in mente, di presentargli pure cioè delle persone che non solo non ho mai avuto in mente, ma quello che più mi arreca meraviglia, che di tali persone non ebbi mai conosciuto e mai ne ho sentito parlare. E qui va osservato che quando ciò avviene non mi consta mai che Gesù non mi abbia accordato in favore di dette persone quello che per esse domando. Ecco, c'è questo mistero della intercessione dei santi. Noi preghiamo i santi, gli offriamo le nostre intenzioni e a volte il Signore permette proprio che la loro intercessione vada persino al di là delle nostre intenzioni e delle nostre richieste, per cui diventano intercessori, consapevoli, ma in qualche modo senza conoscere per chi stanno pregando, con intercessori per intenzioni particolari che Dio destina a questo scopo. È una cosa meravigliosa. Il Signore accoglie la preghiera dei santi per il bene dell'umanità, indipendentemente dalle intenzioni, dalle parole, da quello che si dice. È molto bello che pensare che allora anche la nostra preghiera, la preghiera più sofferta, la preghiera più silenziosa, può diventare motivo di salvezza per gli altri, perché Dio ha questo progetto, ha questa capacità di renderci intercessori anche senza che noi conosciamo il motivo, le persone per cui preghiamo. Rendo vivissime grazie a Gesù per le assicurazioni che a nome di Gesù con l'ultima vostra avete dato. Sarei poi per pregarmi di usarmi la carità di scrivermi. Aggiungiate ancora l'altra carità di scrivermi assai in lungo. Mi accorgo di essere pretenzioso con voi,
ma compatite la mia debolezza. Per l'attuale mio stato, queste mi danno un tantino di luce. Fra Pio. Ecco, nella sua umiltà, Padre Pio continua a chiedere luce e aiuto per essere guidato nelle vie della santità. Ecco, questa lettera che, come vedete, è molto profonda per le sue tematiche, ci pone Padre Pio così, alle soglie della guerra mondiale, in una situazione di ansia, di paura, ma anche questo Padre Pio che ci spinge a comprendere il senso profondo del male che noi compiamo. Il male ci rende aperti all'opera del demonio. Il male in qualche modo va a limitare la libertà e l'azione di Dio. Dio è sempre libero, è chiaro, però col nostro male in qualche modo gli diciamo che non vogliamo che lui diventi mediatore di grazia, diventi occasione di salvezza per tutti noi. Nello stesso tempo Gesù, Padre Pio, ci ricorda l'importanza della preghiera. Possiamo intercedere per tante intenzioni che Dio stesso assegna a noi, purché preghiamo per fare la sua volontà. Viviamo allora questo periodo, che è ancora il periodo della Pasqua e della risurrezione di Cristo, sentendoci Chiesa, sentendoci una Chiesa fatta di intercessori per quelli che sono i disegni di Dio e in modo particolare per l'avvento del suo Regno. Pace e bene a tutti.